presentarsi alla cittadinanza, presentarsi a Termolesi, tutte e tre le liste. Certo, non abbiamo convocato tra virgolette tutti e 54 i candidati, ma abbiamo preso a campione i rappresentanti delle tre liste di riferimento e così insomma cominceranno a farsi conoscere, a conoscersi, in modo tale da poter interagire e continuare a lavorare sempre per l'elettorato e per il bene di Termoli. Un bilancio di questa prima metà ormai di campagna elettorale che ci mettiamo alle spalle? Lo posso definire estremamente positivo, davvero un bel consenso, tanta gente che ovviamente sentiamo molto vicina e questo ci dà forza e coraggio e la voglia di andare avanti per arrivare determinati alla meta finale. Qual è la meta finale? Vincere. La sfida è quella di far sì che una proposta nuova, come quella di questa coalizione giallorossa, possiamo definirla così, visti i colori dei tre simboli, possa ancorarsi non solo alla figura di Milady, ma portare consenso anche proprio alle tre liste, fondamentale. Soprattutto fondamentale, io da sempre e dall'inizio ho sostenuto che è la squadra che è vincente, è la squadra che deve andare avanti, io sono il presente, le mie liste è composta da ragazzi, giovani e gente di voglia, di tanta grande voglia e volontà e sono loro che ovviamente sono il viatico per poi arrivare a governare una città per il rinnovamento. Nelle pieghe programmatiche della proposta di Gio Milady, una parola su tutto, turismo. Turismo essenzialmente sì, perché attraverso il turismo riusciamo a coinvolgere e convogliare tutte le attività connesse. Parliamo, se avete la voglia e soprattutto la pazienza di andare a leggere il programma, di turismo industriale, turismo religioso, turismo sportivo e turismo sociale, turismo per gli anziani. È un turismo che ci permette, ci permetterà soprattutto di avere Termoli viva per il turismo per 365 giorni all'anno.